Torna la Rebot Race. L'appuntamento nella sala del Carroccio di Palazzo Senatorio è servito per ringraziare i partecipanti della nona edizione della Corsa del Riciclo e lanciare ufficialmente la decima edizione che si terrà a settembre. La race è un'occasione per riunire un gruppo di amici, una classe o un nucleo familiare attorno alla progettazione e alla messa in acqua di una barca composta interamente di materiale riciclato. Un espediente per avvicinarsi divertendosi al mondo del riuso. Partner della gara anche quest'anno il Corepla. Il Consorzio Nazionale della Raccolta, Riciclo e Recupero degli Imballaggi in Plastica e sostiene questa iniziativa intanto perché ci permette di far vedere nuovi modi di utilizzare gli imballaggi in plastica e di raccontare ai ragazzi l'importanza della raccolta differenziata. Non sempre ciò che per noi è diventato un rifiuto e quindi inutilizzabile e non è detto che non abbia valore, quindi se conferito correttamente nella raccolta differenziata gli si può dare nuova vita e una nuova opportunità. Tra i premiati anche i vincitori dell'edizione passata. Consiglio soprattutto i genitori di spingere i figli a partecipare insieme, perché è un momento, anzi è più di un momento, perché c'è la progettualità annuale di questa imbarcazione che porta ad avere un rapporto e un linguaggio diverso tra padre e figlio. E poi è una giornata, anzi sono tre giornate, ma la gara è una giornata bellissima, piena di emozioni, dove c'è una sana competizione e quindi consiglio tutti, ma soprattutto padri e figli. La gara contro il tempo per disegnare la barca capace di trionfare alla prossima race è già iniziata.